per Matt Bagli. Matt, your thoughts about this tough game that you almost win in the end? I thought it was a hard-fought game. I think we definitely had to learn from our mistakes. The first time we started very slow and have to come back from a big lead. I'm proud of my teammates, proud of my team for fighting back. The way we handled ourselves in the second half is how we should handle ourselves all the time. But nonetheless, I'm proud that we didn't lay down and we kept fighting and we made the game a very close game. And we came to one shot from winning it from our best player. And that's something that we always want to be in a position to do. And so I'm proud of the team for fighting back. Abbiamo giocato un primo tempo non buono, abbiamo fatto tanti errori, abbiamo anche imparato dagli errori e abbiamo fatto un'ottima rimonta nel secondo tempo. Sono molto orgoglioso della squadra, dei miei compagni, perché la rimonta è stata efficace, abbiamo tirato per vincere con il nostro good guy, e è andata male, ma sono comunque molto orgoglioso appunto dello sforzo della squadra. Question for Matt. What do you say each other during half time in the locker room to change the game? I think Coach got us going. He just reminded us that it's not the first time we're in that position, and he reminded us that we can do it. That we just he told us what we had to do because we've done it before, and I think everybody listened and everybody got back to the game plan, and everybody got to what we're supposed to be doing, and I think everybody reacted well. To his speech, to our culture in general, of how we do things and where we get going. Niente, non era la prima volta che ci siamo trovati in questa posizione, abbiamo parlato, sappiamo quello che dobbiamo fare e fondamentalmente ognuno di noi sa quello che deve fare. È stata dura e è andata. Other questions? That's all. Thank you, guys. Okay, we play two different games inside. In this game, the first 20 minutes to be soft in defense, but not only in defense, also in offense. Because we stop the ball, we take individual shots, and we shot with 0-13 on the 3 points, and in the second quarter we score only 6 points. Abbiamo giocato due partite completamente diverse tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo purtroppo siamo stati troppo morbidi, troppo soft, non solo in difesa dove magari evidente dal punteggio, ma anche in attacco, dove abbiamo preso dei tiri troppo individualistici, abbiamo fermato la palla, non abbiamo avuto la fluidità necessaria, oltre a tirare con 0 su 13 da 3 e un secondo quarto da 6 punti si commenta da solo. The second part of the game we play with Calvin Martin number 3 and Baiola number 2 for press full court. We'll try to trap in every situation and try to recover. And we play a great game. We change inside 20 minutes more players for press, for run, for play driving dish. And we missed the last shots we carry, but it's okay. We recover and. We play with energy, with pride, and so I'm happy for the last 20 minutes. Nel secondo tempo ho usato Kelvin Martin da 3 con Paiola, da 4 con Paiola per aiutare insomma, la squadra a recuperare facendo pressing a tutto campo. Ho adottato anche gli uomini per avere sempre una pressione la più efficace possibile. La rimonta ci è quasi riuscita, abbiamo giocato con energia e orgoglio. Purtroppo l'ultimo tiro di Kevin Panther è andato sul ferro e anzi, capito. Questions for coach.
Nel tuo processo di conoscenza della squadra, che chiaramente non termina mai, partita dopo partita, passare un giro di 3 giorni, da come giustamente hai definito una delle migliori prove difensive della squadra, a un primo tempo invece che difensivamente è stato abbastanza difficoltoso, e quanto ti può essere utile appunto nel processo di conoscenza della squadra e quanto ne trai conto in futuro? Da me, che chiaramente prendo sicuramente atto, penso che sia stata una consapevolezza che tutta la squadra deve avere. Se giochiamo con intensità, corriamo e pressiamo e alziamo il ritmo, siamo una buona squadra. Se vogliamo guardarci quanto siamo belli e giocare così in maniera così morbida, siamo un'altra squadra. C'è da dire che loro sono stati bravissimi, perché bisogna dargli merito all'inizio di Besista è molto forte, ci esaurisce, ha fatto i numeri all'inizio veramente importanti, però è da segnalare soprattutto quei 6 punti fatti nel secondo periodo con qualche tiro buono e invece qualche altro tiro preso utilizzando male i blocchi, non prendendo dei vantaggi. Loro sono una squadra molto forte, anche con una fisicità molto ampia. Se tu non prendi dei vantaggi in movimento, poi ristagni molto la palla, è quello che è successo nei primi 20 minuti. Quindi all'intervallo sicuramente insomma, c'è stato cercare di scuotere i ragazzi in tutte le maniere per tirare fuori tutta l'energia possibile, e anche conseguenziale poi la squadra che è scesa in campo, cioè quei giocatori dove potevamo cambiare, aggredire, raddoppiare con Calvin Martin nel 4. Questo è stato fatto. Ne avevamo messo un po' più bravi anche a livello di ferocia mentale nel approcciare la partita. Scusate, allora un attimo solo, chiedo a Pino pazienza, se può venire un attimo qui, perché vediamo Jezanovic che deve andare via, e poi dopo, se avete altre domande per Pino, le facciamo da 2 minuti. Grazie.